Era tarda sera del 6 febbraio 1921, una notte di bufera con pioggia, tuoni e lampi. Sulla strada che da Meta conduce a Positano, all'altezza del chilometro 4, una carrozza a due cavalli di Amalfi riporta a casa sei fratelli di età compresa tra i 6 e i 18 anni. Superata una curva, i cavalli, a causa di un fulmine, si spaventano. Superano il bordo della strada e precipitano nel vuoto. Grazie alla rottura dello sperone e dei guarnimenti di cuoio che legano i cavalli alla carrozza, questa con il suo carico umano resta indenne sul piano stradale. È un miracolo? I ragazzi si avviano comunque verso Positano. All'alba sono davanti alla porta di casa. Il più grande, Giuseppe, porta sulle spalle la piccola Licia. La mamma, con viso sereno e quasi lieto, li accoglie con queste testuali parole: "Non vi preoccupate, so tutto, me lo ha detto la Madonna." Subito dopo l'incidente, il cocchiere scappa dirigendosi a piedi verso Amalfi. Giunto a casa, si rende conto di aver abbandonato quei ragazzi in balia degli eventi atmosferici. Il mattino dopo si reca dall'arcivescovo Monsignore Ercolano Marini e gli racconta il fatto. Il presule, con una carrozza messa a disposizione dallo stesso cocchiere, si affretta a raggiungere Positano e si reca a casa di Don Saverio V. La signora Maria Parlato Zaccagnini farà costruire un'edicola sul luogo a perenne ricordo.